Carissimi amici, in questo momento di coronavirus, un momento difficile, abbiamo ricordato i medici che sono stati degli eroi e speriamo di non dimenticarli. Ma non sono gli unici eroi, i veri eroi sono quelli che ci hanno permesso di continuare tutti i giorni ad andare avanti, ad alimentarci, ad avere i beni di prima necessità. E sono gli uomini e le donne della strada. Avete capito bene? Ho detto donne. E ce n'è una che davvero mi ha colpito per la sua determinazione, non ha mai mollato. Grazie a lei, a Francesca Marchesin, una delle tante di questo mondo delle quattro ruote. Pensate, una camionista donna, pure nonna, che insomma ha continuato a lavorare. Francesca, Buonasera. le immagini che stiamo vedendo adesso insieme a lei raccontano i suoi viaggi. Francesca, pensate che adesso è collegata con noi, ma stanotte è stata in Finlandia, quindi innanzitutto, che mezzo guidi? Quali Una piccola motrice da 7 quintali, non ho un mezzo grandissimo da sono le comprare. difficoltà che tu incontri viaggiando di notte, di giorno, da sola, non potendoti fermare poco, continuando a guidare per delle ore? Le difficoltà principalmente sono nei servizi igienici per noi donne che trovo io. Poi in questo periodo non c'era possibilità di cibarsi praticamente. È stato Adesso difficoltoso. è molto difficoltoso, soprattutto in pieno coronavirus, anche il fatto di fermarsi anche in un autogrill, insomma, diventa una cosa difficile e che ti fa pensare. Io vorrei capire con che spirito e con che coraggio siete andati avanti e siete stati un po' dimenticati, questo voglio dirlo, ed è giusto darvi voce a tutta la categoria perché veramente siete uno degli anelli fondamentali della nostra filiera. E questa cosa va sottolineata e rischiate la vita, perché io che guido tantissimo vi vedo sempre di giorno di notte, incontro i camion, erano gli unici presenti in questo periodo sulle autostrade. È vero, sì, verissimo, perché non c'era nessuno in strada, c'eravamo solo noi. No, il primo periodo, quando proprio hanno fatto chiusura totale, notturna degli autogrill, era pazzesco perché se hai bisogno di un caffè non c'è, se hai bisogno di un servizio igienico non c'è. Un uomo, bene o male, magari, Si ma una donna arrangia, non si arrangia, diciamo, esatto. non si arrangia neanche se vuoi. No, è difficile. È stata abbastanza dura. Sì, viaggiavi di notte con mille pensieri, con il magone perché. Non è stato proprio facile, almeno per me, poi non so, ma penso che più o meno eravamo tutti sulla stessa barca. Sì, però voi fate una vita molto densa, una vita molto densa che tempo fa, diciamo, è stata anche regolamentata per evitare questi incidenti, questi colpi di sonno che ti colgono all'improvvisa, perché succede anche a me che faccio tanti chilometri ed è proprio una cosa che ma, non, la stanchezza prevale su tutto. Ecco, sono un po' cambiate le cose. Vi fermate, fate delle pause o c'è proprio l'ansia di arrivare e fare la consegna, insomma? L'ansia c'è sempre perché purtroppo ultimamente si lavora sempre all'ultimo minuto, sempre. Prendi, devi andare, devi essere là 8 ore, cioè ti mettono sempre l'ansia, però io cerco di partire sempre in anticipo, se posso. Fermarmi il meno possibile, però quando ho sonno mi fermo, non c'è niente da fare. Perché il colpo di sonno è terribile. Quando si ha sonno bisogna fermarsi. 10 minuti, un quarto d'ora, bisogna fermarsi. Cioè, non c'è niente. E tu come ti fermi? Perché non sempre la strada è sicura. Io cerco di fermarmi, beh, se sono in Italia mi fermo sulle piazzole, tanto dormo qui 10 minuti, quarto d'ora, poi riparto e o al limite mi fermo all'autogrill, mi prendo un caffè e vado. A te va un grazie profondo e a tutta la categoria che siete tutti tanti amici che io vi seguo su Facebook, questo gruppo foltissimo, vedo i vostri aneddoti, le vostre storie. Storie di vita, storie di sofferenza, storie di sacrificio, perché veramente siete anche voi gli eroi della strada. E quindi volevo dare voce a te perché come donna mi hai stupito e siete veramente poche e sono anche orgogliosa del fatto che ci siano donne come te che facciano questo mestiere. Diamo voce alla vostra categoria e qualcosa che in questo periodo vi ha dato fastidio e vi ha fatto piacere. Ci ha dato fastidio. Intanto gli aumenti agli autogrill. È una cosa pazzesca. Cioè, hanno aumentato tutto. Non ti puoi Era già fermare. chiaro prima, diciamo, Ti fer sai. no, sì, no.
E poi tanti ristoranti chiusi, non c'era possibilità di mangiare, cioè veramente io, anche questo viaggio che ho appena finito, non è stato facile, perché comunque anche all'estero non si mangia neanche là, i ristoranti sono chiusi. Secondo me proprio ci hanno dimenticato perché... Non solo ha Ma... dimenticato lui, ha dimenticato tanti. Questa storia, diciamo che secondo me il paese si è trovato impreparato e tutti noi di fronte a un evento del genere abbiamo reagito d'impulso commettendo anche tanti errori. E non è ancora finita, perché io sostengo, e tu magari me lo potrai confermare che sei appena tornata dalla Finlandia, adesso c'è una finta pacata aria di serenità, ma secondo me questa storia È non è vero. finita, capito? Ti ringrazio, mandami ancora i tuoi filmati dei tuoi viaggi, facci vivere un po' delle tue emozioni, continua così e forza! Grazie, buona serata. Tenete i motori accesi!